Eccoci qua signori, siamo nuovamente insieme qui per parlare di un argomento veramente fondamentale, che è quello della liquidità dei vostri saloni, ok? È un problema perché sempre più spesso andate in sofferenza. Ora, la situazione non è positiva sicuramente nell'ultimo periodo. Avete tutta una serie di casini che derivano da caro energia, inflazione oltre l'8%, avete anche delle problematiche concernenti quello che è i passaggi dei clienti in salone, ma in ultima analisi voi non fate marketing nella maniera giusta. Va bene? Perché tutto questo? Tutto questo perché avete vissuto l'epoca, scusate, delle vacche grasse, dove andava tutto bene, dove sostanzialmente si poteva fare un cazzo e guadagnare, ok? Dove non era necessario avere dei funnel, non era necessario avere delle strutture articolate, i processi non esistevano all'interno del negozio, si lavorava la bene meglio, si lavorava la cazzo, perché non c'era una competenza effettiva da un punto di vista tecnico, e quindi finché ce n'è viva il re, quando non ce n'è più viva Gesù. Ma signori, ma questa è una politica scellerata a livello di negozio. Perché? Perché quando poi arrivano le crisi, come quella odierna, soprattutto derivante non da questo, da queste ultime circostanze, quindi l'aumento dei carburanti, l'aumento dei materie prime, l'aumento di tutto questo, ma soprattutto dal Covid, dove c'è stata una mutazione radicale, come la chiamo io, nell'ambito della consumatrice, sono cambiate le abitudini delle donne, voi vi siete incasinati completamente, ragazzi. Vi siete incasinati completamente. Ma da brutto, eh? Perché? Perché se prima vivevate di rendita con servizi dozzinali, come il ritocco, come la piega, oggi col cazzo che campate con quella roba lì. Adesso questo mi mette sotto, scusate, così non vi ammorbo più e siete a posto. No, non siete a posto, purtroppo per voi. Siete in una situazione che è sempre peggiore. Sempre peggiore perché? Per il motivo in forza del quale davvero i vostri fatturati sono andati a ramengo. Ci sono clienti che hanno perso il 60-65% del fatturato. Cioè, ma questo non ve lo dice nessuno. La realtà è che poi non riuscite più a pagare i dipendenti, dovete licenziarli, non pagate i fornitori, non pagate le tasse, l'INPS non lo pagate, e arriva Equitalia, e arriva il proprietario dell'immobile, vi sfratta, fate delle figure di merda colossali, ma non volete cambiare. Sostanzialmente, cambio mano, perché sennò arrivano le paresi, sostanzialmente non volete cambiare, ragazzi. Un problema grandissimo. Dovete fare marketing, avere un ecosistema specifico, cioè un processo organizzato che vi porta a vendere in maniera continuativa un mercato di riferimento, prodotti e servizi, monetizzandolo in maniera selvaggia. Non avete un processo che vi permette di aumentare quella che è l'average order value, non avete un processo che vi consenta di fare dei clienti nuovi, e rimanete sempre lì, anzi scusate, andate sempre più sotto, abbiate pazienza, ma tra l'altro oggi si sta anche bene, fa caldo, ok?
siamo nell'open air, siamo all'aperto, in una meravigliosa città di Cuneo, della provincia di Cuneo, va bene, sto per andare a fare una consulenza da una mia carissima cliente. Dicevo, questo è un problema, a fronte del fatto che ci sono alcuni di voi che lavorano molto bene e guadagnano e fanno profitti, ci sono altri che vanno in canna. Ma ragazzi, ma la liquidità aziendale è tutto per un salone. Avere liquidi, avere la possibilità di risparmiare, avere un conto pila, un conto che non è quello del circolante, ma è quello in cui voi andate a trasferire, e mi prude anche il petto in questo momento, perché sentire certe cose mi viene d'orticaria da voi, i vostri soldi. Ma ragazzi, ma ci sono alcuni di voi che hanno dei fatturati ridicoli. Ad addetto 2000 euro, 1700 euro ad addetto. Ma dove cazzo andate con un fatturato del genere? Ma vi rendete conto che siete sull'orlo del precipizio? Cioè, il passaggio successivo sono lettere di Equitalia, lettere degli avvocati, pignoramenti, fallimenti, portate i libri contabili in tribunale e siete falliti. Ma non è il problema di fallire, occhio. Il problema è che avete mandato in merda la vostra attività solo per il fatto che non volete sbattervi. Perché se non si conosce una determinata cosa, si impara, si paga, si prendono dei corsi, si prendono dei consulenti, si prendono dei percorsi di affiancamento e si vanno a fare tutta una serie di attività che portano effettivamente un profitto. Perché poi mi fate vedere 10.000 dati, noi possiamo vedere tutti i dati che volete. Qual è il punto? Se non fate profitti e non aumenta il vostro patrimonio personale, tutte le pive ve le potete tenere. Capite? Io vi insegno a far questo, perché se siete in questa situazione avete ancora la possibilità di uscire. Avete la possibilità di uscire da questa situazione come? Attraverso un sistema specifico, organizzato, studiato, rodato, testato da tantissimi anni, che è, facciamo passare il camion, l'Olympiker Salon. Olympiker Salon è il sistema più innovativo di gestione del salone. Avete un'academy disponibile 24 ore su 24 online, in cui potete accedere a tutti i corsi che vi aiutano a far questo. Avete anche le mentorship a seconda del piano che prendete. Avete tutto. Volete avere un approccio molto più immediato? Va bene, venite in consulenza con me. Il problema c'è? C'è mica niente da vergognarsi, ragazzi. Ma guardate che anche i più ricchi hanno bisogno di persone che li aiutino, che gli insegnino. Cioè, nessuno lascia imparato, ragazzi. Anch'io sono all'interno di almeno 4 o 5 mentorship in cui pago mediamente sui 2000 euro al mese per star dentro e studiare, imparare. Perché? Perché quando escono nuove cose, ad esempio ChatGPT, io vi ho fatto un corso, si chiama Salon GPT, lo trovate tra l'altro nel link in descrizione insieme all'Olympica Salon Academy. Ebbene, ho studiato da esperti che mi hanno spiegato come funziona. C'è gente che lavora solo sull'intelligenza artificiale e ne sa mille volte più di me. Io poi oltre a quello, pago per avere queste mentorship, ho dei veri e propri CTO che mi risolvono tutti questi casini. Cos'è il CTO? È un consulente specializzato in questioni tecnologiche e tecniche e mi porta avanti dei dipartimenti miei, aziendali. È certo che se io procedo solo con la mia testa, sbagliando 10.000 volte senza nessuno che mi corregge, ma come faccio a imparare, ragazzi? Diventa difficile. Quindi cerchiamo di essere seri, cerchiamo di valutare tutta questa situazione. Non potete continuare a lavorare in perdita, non potete continuare a lavorare col nero sperando di salvarvi. Finito il nero, finito tutto. E
la cassa che avete collegata, i corrispettivi, all'agenzia delle entrate. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni giorno arrivano i corrispettivi. Le vostre clienti, finito il gioco del nero, arrivano, pagano con la carta. Cosa vuol dire che è tutto tracciato? Non potete scappare, dovete lavorare bene. Era facile una volta, quando era tutto black, anche i cani lavoravano. Adesso solo i più forti restano. I più forti sono coloro i quali lavorano veramente bene, sanno far marketing, sanno gestirsi la liquidità, sanno fare il tutto. Avete 2000 debiti, cazzo. Avete 2000 debiti, il debito buono non esiste. Non state a sentire quelli che vi menano il torrone con tutte quelle cagate lì. Perché il debito è solo cattivo, il debitore è schiavo del creditore, signore. Lo insegna Dave Ramsey, uno dei miei mentori, specializzato nel risparmio, specializzato nella gestione della liquidità. Ora potete ancora, vi do una bella notizia, avete ancora la possibilità di levarvi dalle palle tutti questi casini entrando subito nella Olympica Salon Academy. Cliccate il link in descrizione, avete una level entry, se volete, da meno di 2 euro al giorno, 49 euro al mese, dove avete la possibilità di accedere a tutto questo, capire qual è il mercato, capire cosa fare, capire come fare entrare clienti, come acquisirli, come fare pubblicità, come scalare, come aumentare i profitti, come gestire i dipendenti. Cazzo, sono tutte cose che non sapete fare. Ma quando è che volete risolvere questi problemi? Fatelo ora, ok? Cliccate il link in descrizione e entrate subito nell'Olympic Salon Academy. Buona giornata.